Tranquilla, pensavo già al peggio. Solo per chiarire, non è che ad ogni congresso mi porto in camera un collega diverso. Peccato. Tu comunque non sei un collega. Devo solo tornare primario e buttarti fuori dal mio reparto. Ti posso fare una domanda? È la prima volta che mi chiedi un permesso. Seconda, la prima volta ti ho chiesto di rianimare un uomo nel mio letto. Spara. Perché ci tieni tanto quel reparto? Perché quello che ci facciamo è prezioso, è sempre più raro. Cosa esattamente? Ascoltiamo tutti, come io lo ascolto te. Ma io non sono malata. Tutti lo siamo, in un modo o nell'altro. Ora posso farti una domanda io? Prova, spara. Perché questa ossessione per le malattie infettive? So che tendi a dimenticare le cose, ma solo pochi mesi fa l'intera umanità stava per essere cancellata da una malattia infettiva. Ti ho conosciuto prima, per te era già una questione personale. Ti dice qualcosa il nome Carlo Urbani? Era un medico, si occupava di malattie infettive in Vietnam per l'OMS. Un giorno di febbraio 2003 riceve una chiamata dall'ospedale di Hanoi. Gli chiedono di visitare un uomo d'affari americano, Johnny Chen. Ha una polmonite che non passa. Urbani lo visita e capisce che è un virus. Contro il parere di tutti fa mettere il Vietnam in quarantena e poi tutti gli altri paesi intorno. Quel virus era la SARS. In tutto il mondo ha fatto circa 800 vittime. In Vietnam solo 5. Un medico e 4 collaboratori. Il medico era Urbani, uno degli altri 4 mia madre. Capisco, mi dispiace. Se Urbani avesse ascoltato tutti, la SARS avrebbe fatto milioni di morti come il Covid.